Non so come facciate a vivere qua giù. È caldo, è umido e c'è quasi sempre il tanfo di quel dannato fiume. A me sembra normale. Sai che intendo? Puzza di fango. Fango umido e marcio che è rimasto sommerso troppo a fondo per troppo tempo. Il delta del Mekong aveva lo stesso cazzo di odore. Lo odiavo allora e lo odio adesso. Allora, che cosa hai scoperto? Franco Frank Pagani gestisce Tickfo Harbor. Fa rapporto a Tommy Marcano. E ha una nave, la Tanager, che usa per contrabbandare roba dentro e fuori dalla città. Negli ultimi 8 mesi ha fatto molti viaggi alle Bermuda. Cosa c'è alle Bermuda? Un cazzo di niente. In realtà è andato a Cuba. Marcano gestiva i casino della mafia giù a L'Avana. Suppongo che Frank stia prendendo tutto ciò che è recuperabile nei vecchi casino e lo stia riportando quassù. Troppo lavoro solo per riutilizzare vecchi tavoli e slot machine. Ci deve essere sotto qualcos'altro. Purtroppo non possiamo andare da Frank a chiederglielo. Adesso è a L'Avana e non è previsto che rientri presto. Dobbiamo costringerlo a cambiare i suoi piani. Frank si occupa principalmente di auto e carichi rubati. Cerca posti che possano supportare quel tipo di attività. Quando inizierai a eliminarli, vedrai che tornerà a casa. Perfetto. Intercetto la guardia costiera e ti faccio sapere quando la Tanager li contatta. Serve un veicolo a Tickfo. Attenzione! Ok, sarà tua in un istante. Ecco l'auto, capo. Grazie mille. Da questa parte. Quindi tu sei il figlio di puttana che si occuperà di Junior Holland. Ah, piacere di conoscerti. Calma, non volevo dire niente. Sono Gina Kowalski. Io e mio padre rubavamo auto con Junior prima che decidesse di fotterci e di andare con Marcano. Non vedo tuo padre. Morto in cella al nord intorno a Pasqua. Ah, mi spiace. Non doveva farsi beccare. Junior porta via le auto dal Best Oil. Ha anche dei professionisti che arrivano con delle vetture di lusso. Cazzo, ha persino un giro segreto con la benzina della raffineria. Dove finiscono le auto? Qui ne vende un po', ma considerando quante belle auto nuove sono sparite di recente, immagino che Junior si stia preparando a portare un carico fuori città. Se ha degli uomini in strada, li farò parlare. Forse scoprirò anche dei professionisti che sta facendo lavorare per lui. Ci vediamo, Gina. I ragazzi di Junior non si spaventano facilmente, ma devi comunque trovare un modo per farli parlare. Devo darne atto a Junior. I suoi sanno veramente rubare delle belle macchine. Non fidarti di Junior. Quel bastardo è affamato e mezzo pazzo. Frank Pagani avrebbe mollato Junior da un pezzo, ma Papino Holland garantisce sempre per il suo ragazzo. Gli stronzi pensano che io non sappia cosa sto facendo perché sono una donna. Che vadano a fanculo. Ho preso a calci nelle palle tutti quelli che hanno provato a ostacolarmi. Non riesco a decidere se voglio restare quando sarà tutto finito. Troppi brutti ricordi, specialmente con mio padre. Yeah.
lasciano benzina nel serbatoio, è ovvio che me la fotto. È il mio dovere in terra, per come la vedo io. Io qui non ci crepo! Io ti apro il culo, figlio di puttana! Mettiti dietro a qualcosa! Puttana! Aiutatemi! Tenete bloccato quel succo! Sono a Tikfo. Ho quasi finito tutto. Vengo dalle tue parti ora. Ho bisogno di qualcosa. Vediamo cos'hai. È concluso. Sai come trovare. Giornata, cazzo. Ma peccato, venite! Io qui non ci crepo! È a secco! Ammazzatelo! Cazzo, ricarico! Sei colpito! Thank you.
che succede se rispondi. Cosa? Diavolo. Ehi! L'ha ammazzato! Ho vinto affondato! Sono bloccato qui! Hai fatto andare su di giri quel Junior, ho sentito. Non pensavo di fare nulla di meno. Un vecchio amico che conosce il Best Oil dice che Junior è arrivato in quarta. Sta rendendo la vita un inferno a tutti e non se ne vuole andare finché non mette in piedi il giro d'affari. Non l'avevo mai sentito così motivato, Junior Holland. Quando devi lavorare per Sal Marcano, la sedia inizia a bruciarti sotto il culo. Quello, e anche tutto lo speed che si fa. Quando gli spacchi il culo, digli che non doveva provare a fottere Gina Kowalski. A dopo, Gina. Junior è un traditore pezzo di merda. Vallo a prendere. Junior farà fatica a trovare nuova gente che gli recuperi delle auto. Distruggere il carico di auto manderà Junior fuori di testa. Devo darne atto a Junior. I suoi sanno veramente rubare delle belle macchine. Frank Pagani avrebbe mollato Junior da un pezzo. Ma Papino Holland garantisce sempre per il suo ragazzo. Non riesco a decidere se voglio restare quando sarà tutto finito. Troppi brutti ricordi, specialmente con mio padre. In orbita, la Soyuz 3 ha fatto ritorno sulla Terra. Ai comandi, il 47enne Gheorghi Beregovoi, l'uomo più anziano inviato nello spazio. La Soyuz 3 ha provato delle manovre di aggancio con la Soyuz 2 in preparazione di... Che cazzo abbiamo qui? Come on.
Qui c'è un cadavere! Eh? Merda, continuiamo a cercare! Là, prendetelo! Al riparo! Dite ciao, ciao! Fuori quel pezzo di merda! Ammazzato! Non sbaglio un colpo! Addosso! Apro il fuoco! Non fai più il duro adesso, Junior. Se vogliamo tenere Tickfo Harbor, mi serviranno un po' dei tuoi uomini. Ehi, sono felice di mandare i miei per tenere a galla i racket, ancora una volta. Solo che ora mi aspetto di tenere il controllo delle cose quando sarà il momento. Ci vollero mesi per capire che Lincoln era sopravvissuto al massacro al bar di Sammy e stava facendo guerra a Salmercano. Il bureau non aveva un dossier su Clay e io non sapevo del suo addestramento militare perché il suo stato di servizio era riservato. Altrimenti avrei potuto cominciare a sospettare qualcosa dopo la morte di Richie Doucet. Lincoln, sei uno da auto di lusso? Io credo di no. Thank you.